a tutti, io sono Lorella. Eccoci qui in un nuovo video. Dunque, sono le 9 del mattino. No, quasi le 10. Sta piovendo. I nostri amici hanno deciso di andare al ristorante. Ora faranno una breve colazione, perché si sono svegliati un po' tardi. E poi andranno al ristorante, appunto. Nel frattempo fuori, come potete vedere, diluvia. Loro decidono di andare al ristorante sempre quando piove. Allora, prendi un pezzo e prendi un pezzo. Ecco qua. Ah, mi sa che fa schifo. No, è eccellente. Non capisco perché fanno così. Vabbè. Allora, no, tesorina, tu stai seduta. Poi dopo però vieni a sederti. Buongiorno, caro. Oh, oggi mi sento in ottima forma. Buongiorno, tesoro. Questa torta è buona, ma ha un retrogusto un po' strano. Allora, ripulisci, no? Vediamo che succede se non metto ripulisci, eh? Eccola lì. Olly comincia a spuzzettare. Evidentemente c'era un po' di latte. Olè! Un buongiorno a te e un buongiorno a me, Olly, eh? E no, e che fai? Rialzi tu? E no, eh? Sean! Allora, oggi a pranzo ho una notizia da darvi. Oh, spero che sia qualcosa di tranquillo. Noi siamo qui per te, tesoro. Lo sai. Sì, certo, zio. Lo so che siete... E sei qui per me. Oh, tutte queste smancerie. Era meglio se era una bella giornata. Ma senti un po', intanto, puoi dirmi di cosa si tratta? Hai per caso scoperto un piatto nuovo? No, no. È tutta un'altra musica, zio. Va bene, io vado a prepararmi. Che ne dici di andare al Mac? Mi piacerebbe, ma non so se lo zio è d'accordo. Va bene, poi vedremo. Ha ragione tuo zio a dire che era meglio se c'era il sole. Posso guardare le previsioni? Ma a quanto pare, già, stanno andando. Allora, eccoci arrivati. Ah, lui è lo chef. Speriamo che stavolta ci facciano mangiare. Allora, questo è il Santana Snack. Ragazzi, ce l'ho da una vita, non so da dove viene, se è del gioco oppure se l'ho scaricato. Non ne ho la più pallida idea. Direi questo è molto carino, comunque. Direi che i nostri amici si possono accomodare. Oh madonna, sta torta gli ha fatto proprio male, Olly, eh? Tiè, guarda qua. Intanto lui va a prendere il tavolo. Facciamo così, siediti insieme, va? Ok. Perfetto. E adesso facciamo... ordina per il tavolo. Ok. Finalmente ci siamo. Allora, vediamo un po'.
Io direi che da bere prenderanno tutti un buio tempestoso, mentre da mangiare prenderanno tutti un pollo arrosto. Ok, vediamo come va. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, siete pronti a sentire quello che ho da dirvi? Vedete, mi sono presa la mia prima cotta. Bellissimo, a lui non gliene frega niente. Oh mio Dio, e adesso cominceranno i problemi. Ah, allora non sei di pietra. No, ma cosa credevi, zio? E chi sarebbe il fortunato? Oh, è bellissimo, davvero. Ma l'hai conosciuto per caso a scuola? No, non esattamente. Eccoci qua, arrivo da mangiare al momento giusto proprio, eh? Grazie. Ok. Oh, è buonissimo. Allora, dice, oh mio Dio, Jacob Volkov crede che Holly Kerry sia in gamba e vuole che diventino migliori amici. Vedete la faccia di questa semina? Esattamente la mia. Che fa, se ne va? È il ragazzo che è appena entrato. Ciao. Oh mio Dio. Oh, è buonissimo qui, sai? Il pasto è stupendo, è davvero un amore. Questo posto è incantevole. Ti presento Holly e mio zio Sean. Lui è un grande fan dei giochi. Dei videogiochi. Salve, piacere, io sono Jacob. Sapete, lui è un lupo mannaro. Però devo andare al bagno, scusate. Accidenti, Crystal è davvero imbarazzatissima. È proprio fuggita. Ah, e così saresti un lupo mannaro tu, eh? Lui adesso starà pensando, non mi piace il tono in cui l'ha detto. Oh mio Dio, adesso si scatenerà. Il finimondo. Sean è un po' sospettoso, non è molto convinto. Anche lui. Non deve essere molto bello essere un lupo mannaro, scusa se te lo dico, ma... c'è Pierre. È lui, vero? Pierre. Era un ex di Selina, insomma, uno per cui lei si era presa una cotta. Beh, noi siamo molto influenzati dalla luna piena. Eccomi! Allora, come va qui? I tuoi hanno un po' di problemi con i lupi mannari. No, sei troppo pessimista, dai. Tesoro, non ti sembra di essere stata un po' scortese? Può essere un buon amico per Crystal. È vero, non rovinate sempre tutto, per favore. A me questo tizio non piace per niente. Poverina Crystal è scioccata. Ma tu dici, caro?
Pensi che sia una persona affidabile? Invece Crystal starà pensando: ma guardate questa che deve rovinare sempre le cose. Invece il povero Jacob è totalmente... come si dice? Sfiduciato. Ma questi che intenzioni hanno? Sono un lupo mannaro, mica un serial killer. Oddio. Vabbè, certo, in quanto all'aggressività, quella c'è. Io forse direi che è il caso di andare. Va bene, io resto qui con Jacob. Ci vediamo dopo. Ciao. Jacob, non farci caso, dai, non perderti d'animo. Vedrai che con il tempo le cose cambieranno. Salve, ma che fa? Vuole sedersi? Oddio, ma questa che ci fa qui ancora? Vai a casa. Vai a casa. Niente, la vuole controllare, oh. Ma c'è pure lui, ma che fanno? La controllano. Jacob, direi che possiamo andare da un'altra parte, che te ne pare? Niente, lui sta a parlare col cameriere. Ma qualcuno che se la fila, sta poretta? Ma gli hanno fatto la finta, poverina. Andiamo da un'altra parte, dai. Sì, io vado in qualche altro posto con Jacob. Va bene, ma non fare tardi. Siamo intesi? Mamma mia. Che momenti, che momenti. Holly è arrabbiatissima. Sta proprio sul chi va là. Giustamente Crystal si lamenta. Ah sì, sempre le solite storie. Sì, non farò tardi, ok. Ragazzina. Oh mio Dio, non la sopporto, non la sopporto. Va bene. Senti. Scappa con Jacob. Vai. No, non con loro due, solo con Jacob. Vai. Per questo episodio è tutto. Vi mando un bacio. Alla prossima. Ciao ciao.